Quindi spieghiamo un attimo, con l'unplug Brian May. Esatto, questo è il suo nome, questo, no? Sì, c'è lì anche degli scassoni dove l'ho preso. Ah, aspetta, l'avevo visto prima. Lì ce ne sono. Praticamente è una, quasi un qualcosa di criminale che fa questo ragazzo. No, praticamente l'unplug Brian May, che è uscito da molto poco, ha la scomodità del fatto che tu devi attaccarlo alla chitarra e da pilotare un po' un casino. E molto intelligentemente Luca ha pensato di riversare tutto all'interno di un pedalino, quindi i suoni, ottimi suoni di questo piccolo marchingegno vengono pilotati con un pedale. Esatto. E quindi è molto comodo anche per sala prove, ma anche per concerti. Anche soprattutto, perché c'hai tutto dentro lì, il bello lì, è quello lì. Vuole fare Queen con sei a posto comunque. Questo pedalino davvero può far tutto. Sentiamo. Aspetta che li bilancio. Adesso praticamente esce dalle casse del Mac, quindi ovviamente non è come avere un impianto, ma per rendergli l'idea. Quasi quasi te lo regalo. Ragazzi, questo è Keep Yourself Alive. Ok, è figo, è figo. Quindi chi vuole può contattare Luca, il quale provvederà a crearvi il pedalino. Questo è tanta roba, sì. Tanta roba. Puoi fantastico fare tutto quello che... tipo top passi il volume, grande, è un 5. Yeah! Contattate Luca, io sicuramente me lo farò fare.